Allora, siamo con l'ingegner Giuseppe Rota, che è stato per diversi anni anche ingegnere capo del comune, e dobbiamo risolvere questo interrogativo che si è posto in questi giorni dopo un'ondata di popolarità che ha investito il sentiero del viandante annessi e connessi. Vale a dire, dove passa il confine tra il comune di Lecco e il comune di Abbadia Lariana? Tutti conoscono il confine fra comune di Lecco e Vercuraro, il confine sud, che è il confine che c'era fra il Ducato di Milano e la Serenissima Venezia, no? Però pochi sanno qual è il confine fra il comune di Abbadia e il comune di Lecco. Per chi va all'Orsa Maggiore, prima di entrare nell'Orsa Maggiore sul piazzale parcheggio, c'è tutto un grigliato che nasconde sotto il Valletto della Farina. Questo Valletto della Farina è il confine naturale, ma anche amministrativo, fra Comune di Lecco e Comune di Abbadia. Valle della Farina. Perché della farina? Non è che perché a monte buttano dentro la farina. L'acqua che scende è un'acqua calcarea, molto dura, per cui crea anche delle incrostazioni biancastre che somigliano, ma piccole di dimensioni, quindi i nostri vecchi probabilmente da qui sono partiti a chiamarlo Valle della Farina. Personalmente sono venuto a conoscere questo Valle della Farina da un elenco che il Genio Civile di Como, tempi della Prima Repubblica, mi mandò con l'elenco di tutti i torrenti e fiumi e acque del comune di Lecco. La Valle della Farina è alimentata nei giorni di eccezionale, straordinaria pioggia o di lungo ondate temporalesche sul territorio lecchese dalla famosa misteriosa cascata che sbuca improvvisamente dall'alto delle rocce qui sovrastante la località Gezzima sul sentiero del viandante. Ecco, questa cascata qualche anno fa è stata ripresa appunto dopo un periodo di piogge intense ed è veramente uno spettacolo. Purtroppo si potrebbe recuperare le foto di qualche anno fa perché sono veramente interessanti. E devo dire anche che il San Martino è una roccia abbastanza particolare. La roccia è una roccia calcarea e all'interno di questa, del San Martino che noi vediamo, ci sono diverse sacche piene d'acqua, cioè dei vuoti dove quando poi queste sacche d'acqua si alzano di livello, innestano un sifone che scarica completamente tutta l'acqua. Durante la lavorazione, la realizzazione da parte della COGEFAR della Galleria del San Martino, successe proprio che fu praticamente interrotto lo scarico di una di queste vasche naturali all'interno della roccia. E praticamente tutto il cantiere venne invaso da un volume d'acqua eccezionale. Questo allora già si stava facendo però l'avanzamento con la presa. Si era passato già dall'avanzamento a tutta sezione, avanzamento invece con una presa. Cioè era praticamente un disco di 3,60 m che fresava e faceva un buco comandato da raggi laser in modo che la direzione
non era sbagliata. E poi dopo si interveniva successivamente ad allargare il buco.